Allora lanciamo la terza categoria che è appunto Reality Women. Bene, andiamo con le nomination. La prima nomination, sì. Jespica versus Elia. Aspetta, io mi domando, perché adesso Antonella difende la Laura? Perché lei è simpatica, è onesta. Adesso sei simpatica. Adesso sì. Come mi dicevi lei la satira? Che era una s***a, poi ho idea. Ma adesso, conio, fatto vedere le tette il fatto vedere le uniche cose che stai far vedere le tette il perché tu sei bella e io sono brutta. Uè, basta adesso. E tu cosa sei? Deficiente. Dai, sicuramente più intelligente di questo. Fai schifo, sei un idiota. Dai, basta. Zitta. Oh, brutta cretina. Oh, la ragazza. Basta, ragazze, basta. Basta, basta, basta. Dai. Basta, Ida. Bene. Seconda nomination, Patrizia De Blanc. Vorrei che la signora contessa ripetesse col microfono quello che ha detto adesso di me. Che sei una stronza. Contessa, mi raccomando. Patrizia. Complimenti. Ecco, vorrei che ripetesse questo per dire. Patrizia. Tua... Dammi il microfono. Dammi quel cavolo di microfono. Terza nomination. Terza nomination, Bertè Show. Bertè Show. Deficiente, non eri sudato, ma che c***o dici se non lo sai? Io avevo e invece io sì, ero fradicia e sono stata lasciata sopra due sedie del c***o. 4 ore, testa di c***o. Minuccio, maestro. Ma tu chi sei? L'avvocato difensore del maestro Piero non ha bisogno. Infatti, non voglio sentire. Ti prego. Bene, riepiloghiamo le nomination. Jespica versus Elia, Patrizia De Blanc, Bertè Show. Grazie ragazzi, chiamiamo il nostro mister The Winner Is. Questo è l'indirizzo di casa Signorini. Sento la mente. Dagli anche il cellulare. Sento la mente. Eh? Anche il cellulare. No, dai. Cellulare no, basta l'indirizzo, dai, non farmi fare troppe cose. Allora, chi può aver vinto? And the winner is Bertè Show. Bertè Show! No. Cesare. La motivazione, prima cosa. La motivazione innanzitutto, l'intera è importante. Amore. Perché? La motivazione. Perché se Loredana Bertè fosse americana e non calabrese, sarebbe una stella così grande che non avrebbe partecipato al Music Forum. Ah, è verissimo. Cesarone! Sì. Vignone, eccomi. Ti è mai capitato di litigare con una donna o che una donna abbia litigato per te? Sì, ho una donna con cui litigo spesso. E chi è? Patrizia Rossetti. Perché mi sbaglia sempre il conto delle rate. E dopo la gente, si imbestialisce, esce dagli uffici, dagli studi dove noi facciamo le televendite, e poi cerca di legnarmi. Ora tu capisci che tra l'altro io ho difficoltà, perché io, lo dico, intanto non ho vergogna, ho un'anca in ceramica. Ma veramente? Sì. Perché è successo? Sai perché ma è successo? Come? Ho un'anca. Cosa ti è successo? No, è successo. Ti ricordi il famoso programma che faceva la Carlucci sulle prove estreme con i blip? Sì, lo ricordo. Beh, alla quarta puntata io ero sdraiato e un elefante doveva in corsa evitarmi. E come andò? Non mi evitò. E quindi ho questo piccolo problema. Cesare, l'ospite. Sì, l'ospite, guarda, ha detto bene la dolcissima Fef. Lei è veramente la più grande donna rock che abbiamo in Italia. Loredana Bertè! Loredana Bertè! Il premio! Loredana
lo so. Loredana Bertè. Bellissima. Ragazzi, tra l'altro ringraziamo Loredana Bertè che qui, nonostante impegni precedenti, proprio oggi doveva portare... Ma ho mandato tutti... Proprio oggi lei doveva portare Guillermo Vilas a passare i calcoli a Chianciano, ragazzi. Invece Guillermo Vilas, invece, l'ha portato a vedere i 52. E come reagisci? Gli sono piaciuti? Gli sono piaciuti. Bene. Senti, una domanda... Intanto ritira il premio. Intanto posso dire una cosa? Sì. Che io sono stata invece onorata di aver fatto il reality, perché mi ha dato un'occasione incredibile, quella di potermi finanziare il mio disco. Tra l'altro, scusate. Quindi lo ringrazierò. Scusate, carino, questo è proprio questo fantastico. È l'imperdibile cofanetto di Loredana Bertè. Ecco, fallo vedere. Perché... Questo facciamolo vedere, no, perché qui c'è tiralo fuori. Ci sono i pop-up pazzeschi, bello, non è una roba. Ci sono i pop-up. Da perdere, esatto, e questa esatto. È l'unico al mondo. Questo è l'unico Madonna. Al mondo perché ci sono i pop-up, allora, ragazzi. Questo, guardate, vabbè, che è il più bello del telegatto. Il telegatto fa schifo. Io l'ho regalato. Facciamolo vedere. Allora, la Mafalda che è in me, tutti i disegni miei, che fa? Da 5 anni pensa, che cavolo, uff. Che pizza! Che bello! Come posso fare? Vedi, c'è anche il 2 di picche, quelli che in Iraq a tutti i cadaveri che non erano Saddam Hussein gli davano il 2 di picche. Guarda, c'è pure lo sparo. Mentre pensa, dice, quando tornerò a cantare? Intanto disegna e qui che fa? Non toccare! E dice, guarda, toccare. E questo, non toccare! Qua ci sono 3 DVD. Perché Asia Argento mi ha fatto il playback addirittura, certo. Fantastico, questo è tutto in omaggio, aspetta. Lo vuoi far vedere proprio tutti? Sì, 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 sì. Questo, 5 anni di vita e di sangue, no, mio, no, Questo è la bimba che sogna finalmente di andare sul palco a cantare. Oh, dopo 5 anni che si inventa una roba del genere. E che fa? Sogna tra una sigaretta e l'altra. È proprio, è un concept. Tra, vedi, concept. Vedi, un pasticcino, il disco, si fa anche una pausa e sogna Benicio del Toro, ogni tanto, tanto per cambiare. Qui il gatto nero, a quei burini che dicono che il gatto nero porta iella. Invece, non è invece vero. No. Povero gattino, che è pure marginato dagli altri, perché lo vedi certo. Sempre da solo. Certo. Porella, e qui c'è... Stato carina. C'è la foto dove il fan si può mettere la sua. Ma che bello, ma ragazzi, ma questa è una... Quindi ne hai fatto solo una copia di questo? Non credo proprio. Ah, no. È l'ultima copertina del millennio. Ragazzi, abbiamo Loredana Bertè. Allora, senti. Allora no, abbiamo un sacco di domande, Prego, La prima è questa. Ma 2 non ce n'erano? No, 1 solo. Allora, tu sostieni che alla chirurgia plastica si deve ricorrere subito di corsa prima che il problema sia irreparabile. E certo, vedi che ci ho messo scusa, anche in copertina. Trovato traffico? No, io ogni tanto, bisogna fare, ci dovrebbe pagare lo Stato. Perché purtroppo la musica è maschilista. È maschilista, questo lo sappiamo. Ah, tieni, guarda questo i maschi, è per te, questo che è per sono te. Tutti carucci, salienti, ragazzi, carini, invecchiano come si deve. Infatti mi sono rifiutato di fare la tinta, vedi? E mi faccio le frecce come toro seduto, pezzata. Oh, ma abbiamo Loredana per te, ragazzi. Quindi, un mito della musica leggera. Però un momento, faccio anche la fame. Al contrario, per dire che Claudio Baglioni, fantastico, anche perché ha fatto una roba mega galattica. Cioè, momento, cosa quella fa? A Lampedusa. Ha fatto come? 4 giorni di musica. Bellissimo. Sembrava di essere tornati agli anni 70. Bellissimo. Scusa. Vero? Molto. Ah, ecco. Sì. Allora, bello. Sì. Tanto lei è stata meravigliosa. Ha cantato, no, proprio adesso a parte. Ti ringrazio. Proprio bella atmosfera. Non a scopo di lucro, perché no. Nessuno ci ha guadagnato niente, loro sono andati gratis. Lo sapevano in pochi, però meraviglioso. Sulla spiaggia di notte, bellissimo. Ecco, ti dico, invece, le donne cosa devono fare se non si riesce a mettere la minigonna? Non canta più. Come se Tina Turner se dovrebbe, non so, richiudere in un ospizio. Quindi noi in Italia siamo costretti che... Come fa a stare su? C'è un sistema di ponteggi. La gonna. Un sistema di ponteggi. Ah, è sotto ci una... sono 200... Questo è tutto unito, Questo è tutto unito. Perché bello. Perché questo è tutto unito. E sta su perché è tutto unito. No, infatti, ho capito, però se non lo fai unito, vedere... ho capito. È tutto ma unito. Se non lo vedo, come allora... fa a stare? Allora...
Fabio, ci vuole praticità, capito? Sono tante domande. Ma questo l'ho tirato fuori. Abbiamo capito che tu, però, ci hai già fatto vedere. Guarda, questo qui sembra uscito dal CD che ci hai appena fatto vedere. No, non solo è bello per te, questo l'ho tirato fuori per te, dopo capirai. Lo so. Elisabetta, avete domande per Loredana, ragazzi? Alfonso. E io sono molto amica di Luxuria e ho avuto l'onore di fare anche con lei durante una chiusura di un Gay Pride dei duetti pazzeschi. Mm-hmm. Dimmi pure. Alfonso, cambiando addirittura una canzone famosissima, nessuno ci può giudicare, nemmeno tu. Facevamo. Elisabetta? Allora. Sì, no, io devo dire che ammiro molto e voglio molto bene a Loredana Bertè, anche se non è che ci siamo conosciute più di tanto. Io ho avuto invece occasione di conoscere molto da vicino sua sorella e per quello devo dire che un po' le prendo insieme, perché riconosco anche in Loredana quella grande umanità, quella grande autenticità. E devo dire anche che ogni volta che vedo lei, come quando ho avuto modo di lavorare con Mia Martini a Europa, che l'abbiamo avuta con noi per un percorso abbastanza lungo, era in quel periodo in cui non riusciva a trovare lavoro, penso a quanto il mondo tante volte è ingiusto ed è ipocrita. E quindi io dico, brava Loredana, vai avanti, in bocca al lupo. Accetto, perché io devo cantare, perché? Perché una l'hanno sotterrata, io sto qua e quindi dovrò cantare per due, quindi sono cavoli. Bravo, questa è una bella cosa, questa è una bella cosa. Loredana, però abbiamo una sorpresa per te. Abbiamo una sorpresa per Loredana, perché lei in una recente apparizione televisiva ha dichiarato di essere stata a cena con No, io non sono stata a cena. Beh, sei stata, insomma. No, hai a avuto... cena non ho mai detto che sono stata a cena con Bin Laden. Con Bin Laden. Padre e figlio. Padre e figlio. Però erano di casa, alla Casa Bianca, erano, scusate. Erano di casa e lo sapevano tutti. Sì, ma no, questo sì. Però noi abbiamo una sorpresa per te. Abbiamo, abbiamo un videomessaggio di Bin Laden, proprio sapeva che tu venivi qua e ha mandato questo videomessaggio. Vediamolo. Da dove gira i filmini turistici? Fratelli arabi, arrivo a voi per un doveroso chiarimento. Ormai la notizia si è propagata e non posso negarla. È vero, ho cenato a casa di Loredana Bertè, ma solo per una ragione superiore. Volevo che scrivesse il nuovo inno di Al-Qaeda. Bene, ce l'ho fatta e voglio cantarlo in anteprima per Al Jazeera. E la mezzaluna bussò alle porte degli USA. Fammi entrare. Bush rispose di no. E allora giù. Bene, ciao Lori. E mi raccomando, fa presto un altro disco, che per terrorizzare i crociati non c'è niente di meglio. Però, questo era un Io l'ho già fatto, Kabul. Nell'82 è scritto da Bula. Alfonso, volevo sapere se quest'anno ci sarai al Festival di Sanremo targato Pippo Baudo. Intanto mi si devono invitare, perché non sarò. Io vorrei far parte dei giovani, la categoria dei giovani, però mi sa che mi metterò tra i big. Quindi, ma tu ci vai, c'hai il pezzo già pronto? No, non è che uno fa il pezzo per Sanremo. Io ho 15 pezzi, c'ho un altro album pronto. Sì. Ecco, chiaramente. Tra questi 15 c'è. Ho ricominciato adesso che sono sul palco, finalmente c'ho un management. L'hai vista la mia tournée? Ho visto la tournée, sì. Il CPM, lo conosci? Il CPM è l'unica vera scuola, quella è una scuola dove io faccio le prove tutti i giorni. Perché? Sì, abbiamo avuto la tournée, è chiaro che qui non possiamo dirla. No, non perché possiamo... non possiamo dirla? Eh no, non si può dire la tournée perché noi come... Qualche data la dirai. Sì, qualche data la diciamo, ma passerà in sovraimpressione. Bravo, tutto passerà in sovraimpressione. Sono 9 anni che io aspetto da me il disco che mi sono pagata io. Però, 800 milioni. E il management che dice, però canta. Oh, abbiamo una sorpresa per te. Abbiamo quindi adesso che c'è il disco e la tournée, e l'onorevole Bondi che ti aspetta, perché voleva parlare. No, mi dice che la tournée non mi smuove più nessuno da qua. Quella lì mai al mondo. Ma chi ma tu sei la nostra stella. Onorevole, abbiamo Loredana per te. Sì, l'ho vista. Complimenti. Ciao. Sono un grande ammiratore della signora Bertè. Bene. Conosco tutte le sue canzoni. Obrigada. Molto obrigada. No, obrigada non la conosco. Quando l'ha fatta? Non è stato in Brasile. Comunque ha fatto bene a svelare questi retroscena di queste cene con Bin Laden. No, io non sono stata a cena con Bin Laden. No, questo ho capito, ha fatto bene a svelare questi retroscena che nessuno sa.
No. Ora che si sappiano queste cose. È ora che si sappiano, anch'io, sì. Assolutamente. Io e mio fratello qualche anno fa, ai due ladroni, un ristorante famoso, incontrammo Peppino Gagliardi, Bin Laden. Che altro c'era? Non mi ricordo. Cino Tortorella. Cino Tortorella. Poi? Mango. Mango non me lo ricordavo. E Mango. Sì? Ho finito, eh? Non ha una poesia per la nostra Loredana, una delle sue mirabili composizioni? Purtroppo no, perché non sapevo che sarebbe stata ospite, non lo potevo sapere. Ma come? Ma come? Mi danno un premio una volta tanto. Ti hanno dato un premio? E come? Eh sì. Era ora? Era ora. Era ora. Oh, una poesia, ti dedica una poesia, Loredana. Questo poi è fantastico. Questo è pazzesco. Era ora? Hai avuto un premio. Hai avuto un premio. Che bello. Sì, che bello. Quel premio. Quel premio. Per te. Per te. Che cazzo? Bene, ringraziamo l'onorevole Mondi. Allora, Loredana, noi abbiamo per te una prova, perché tu sei una, oltre che una grande artista, secondo noi una grande provocatrice. Allora noi ti mostriamo alcune immagini di provocazioni famose. Vediamo. E tu dovrai rispondere scegliendo tra le tre risposte possibili. Io ti faccio vedere delle immagini, ti do tre opzioni, tu devi dire qual è quella giusta. Allora, vediamo la prima immagine. Ma sempre di musica però, eh? Beh, sempre di musica però. Mai di politica. Allora. Non vedo niente. Perché, ecco, questo è Pete Townshend degli U che spaccava le chitarre. Perché Pete Townshend spaccava le chitarre? A, perché Prodi aveva alzato al 56% l'aliquota sui plettri. B, perché durante i concerti gli davano sempre la notizia che l'Inter stava perdendo. No. C, perché sapeva che prima o poi sarebbero arrivati i Gazzosa dopo di loro. Perché spaccava le chitarre? Secondo vediamo. Me la terza. La terza, esatto. Tre punti per te, vai. Vediamo il secondo filmato. Vediamo il secondo filmato. Ah, queste le ho regalate alle ragazze e le un cavallo, un attimo, Questi sono... Un attimo. Era un video questo, eh. Ecco. Allora. Scusa, se ti interrompo. Sì. Ma questo è un video. Questo è un Pensa video. Che il signor Colabucci e Franco Miseria, dico dei nomi, dico grandi, certo. Hanno fatto gli abiti, vedi quelli? Perché io ho detto, la donna quando è incinta mica è malata o è infetta, è bella lo stesso. Allora quello era il mio abbiamo concetto. Questa domanda. Perché non è andata sul palco? Certo, una bella cosa. È andata a finire che io sono andata a casa con l'autostop, perché la casa di ha strappato il contratto, l'unico che mi ha fatto i complimenti è stato Sting, ha detto wow. Bello. Allora, senti, e gli altri che dicevano, perché se ti presentasti a Sanremo col pancione? Ah, perché eri affetta da una drammatica forma di ritenzione idrica? Due, perché era l'unico modo di far entrare Pupo sul palco? C, perché eri matta come un cavallo? Nessuna delle tre. Nessuna delle tre, risposta esatta! Tre punti! Allora, ero troppo avanti. Eri troppo, ma lo sappiamo, ma scherziamo. Allora, terzo filmato. Però ti devo dire che fino hanno fatto i vestiti. Li ho regalati alle ragazze di Leoncavallo, con giù carica così. Per quello questi, che Leoncavallo, così per quello pensano che siete incinta. E per quello che il Leoncavallo ha chiuso, infatti. Io ho regalato anche i telegatti. Andiamo alla terza. La cantante irlandese Sinéad O'Connor in diretta cantando War, l'inno di Bob Marley contro il razzismo e la guerra, strappa una foto di Papa Wojtyla. Mamma. Allora, perché Sinéad O'Connor strappa la foto di Papa Giovanni Paolo durante lo show? A, perché non conosceva ancora quello nuovo di Papa. B, perché è in parziale disaccordo con le tesi della Conferenza Episcopale Italiana. C, perché anche lei è matta. Scegli una delle tre. Io dico che non è matta per niente. Quindi? Però l'ha strappata perché era in disaccordo con le tesi della Conferenza Episcopale secondo Italiana. Secondo il posto, esatto, perché lei perfetto. Viveva dove? Perché lei vive in Irlanda. Esatto. Esattamente, tre e punti, quindi, benissimo. Allora. Però comunque io ho avuto l'onore di conoscere questo signore, questo grande Papa, che è stato veramente uno forte.
Ma certo, ma noi scherziamo. No, questo, uno questo signore è stato un grandissimo. Se lo dici tu, noi ci crediamo. Abbiamo il più grande politico della storia. Allora, questo vediamo, sì. Vediamo la, ecco. Quarta, la quarta prova. Vediamo il filmato. Ma però... Questo era il cantante dei Bad Manners che mostra le chiappe durante Sanremo. Chi? Il cantante dei Bad Manners. Quale Sanremo? Sanremo del 1989, credo, 88-89. Ero in Svezia. 81, vedi? 81? Ecco. Allora, perché mostrò le chiappe il cantante dei Bad Manners? Ah, perché nella notte gli era cresciuto un enorme furuncolo e in sala c'era il suo dermatologo. No. B, per dimostrare che lui quando canta dà tutto. C, perché è matto. Perché è matto. Magari perché c'ha la stessa faccia. Perché c'ha la stessa faccia? Risposta esatta anche ha a questa. Ha mostrato la faccia che c'ha bene in culo. Allora andiamo anche all'ultima. Perché è un burino. Andiamo all'ultima. L'ultima, Loredana, vediamo questa immagine. Cioè, Iva Zanicchi. In televisione. Perché Iva Zanicchi a Music Farm mollò diverse petucce? A. Per verificare se funzionava il sismografo di Montecatone. B. Per scaldare l'ambiente. C. Stava facendo le prove per entrare nel cast di Buona Domenica. No, ma probabilmente la terza, anche perché... La terza, ha detto, risposta esatta, ragazzi, Loredana la terza. Palambra. È stato un onore. Un onore. Loredana, grazie. Allora, scusa, ma ormai tutte le categorie... Ho inforcato 20 volte. Ringrazio Piero Grossi, ringrazio Guido Bagatta, Elisabetta Gaudini, Fosso, signorini, Fabio Carino, Valerio Mello, il grande Max Torrova e a Fer. Grazie per questa bellissima serata, ciao. Bella grande notte. Ciao. Ciao. Alla prossima. Grande notte. Mi catapulta giù sul pavimento, io mi rialzo e le dico che la Bifiganzi ha già scelto me. Mi chiamo Eugenio, bambina, dai, ritira il premio.